Ciao! E benvenuti su questo nuovo video. Oggi faremo come fare amicizia il primo giorno. Quindi, se vi servono dei consigli utili su come fare amicizia il primo giorno, mi raccomando, in qualsiasi giorno, ovviamente. Sì, ovvio. Guardate questo video. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale per ricevere le notifiche di quando pubblicheremo il prossimo video. In info box troverete tutti i link utili, lasciate un mi piace, commentate sotto e ci rivediamo al prossimo video. Buona visione! Sappiamo benissimo che il primo giorno di scuola è imbarazzante per tutti, soprattutto se non si conosce nessuno. Perciò, quello che vi consigliamo è di non vestirvi troppo trasandati, per non dare l'idea del poco di buono, ecco. Allo stesso modo, vi sconsigliamo altamente di vestirvi troppo eleganti. Mi raccomando, le persone potrebbero farsi da parte perché risultate troppo snob. Perciò rimanete voi stessi. Una t-shirt, un jeans, ma vanno più che bene. Non vi preoccupate, così vi sentirete anche più a vostro agio e sicuramente non farete delle brutte figuracce al vostro primo incontro. Il primo giorno di scuola evitate di arrivare in ritardo. In questo modo si formeranno già i gruppetti e voi rimarrete da soli. Meglio quindi arrivare con un pochino di anticipo, in modo che i ragazzi che arriveranno più tardi vi vedranno e vorranno sicuramente fare amicizia con voi, perché in realtà siete gli unici, e quindi sicuramente troverete il modo di fare gruppo e potrete avere dei nuovi amici. Veramente un'estate fantastica, piena di viaggi. Siamo andati prima in Arabia Saudita a Dubai e siamo stati in parte del mondo. Uno dei primi argomenti per rompere il ghiaccio è sicuramente l'estate. Potete parlare di quello che avete fatto durante l'estate, sarà una bellissima conversazione. Però mi raccomando, non esagerate troppo, perché non sapete mai chi avete di fronte. Magari, ecco, la persona che vi sta ascoltando non è così contenta di sentire che vi siete divertiti a Dubai o a Parigi, perché magari lei è dovuta rimanere tutta l'estate a studiare per il corso di recupero. E magari fate una figuraccia. Dopo un mese di vacanza siamo tornati a casa, infatti ho una noia mortale. Tu cosa hai fatto quest'estate? Racconta. Ho avuto il corso di recupero di storia. Ah, quindi non hai fatto vacanza? No. Cercate di non essere timidi, tutti lo siamo il primo giorno di scuola, ma non dovete stare in disparte, rischierete di essere asociali e gli altri potrebbero notarvi in modo spiacevole. Fatevi forza e cercate di non abbattervi, cercate di fare più amicizie possibili e se proprio non riuscite, trovate qualcuno che sia in disparte e fate compagnia a lui, vedrete che sarà sicuramente contento. Ciao! Ciao! Se non siete persone dal carattere aperto, allora iniziate da un semplice ciao. Vedrete che la conversazione andrà liscia come l'olio. Parlate di cose inerenti alla situazione, della scuola, dei professori e delle aspettative per l'anno che verrà. In questo modo sono nate le migliori amicizie. Troppo male! No, su! No, ancora più male! Lo scoglio! Lo scollo! Mi è caduto qualcosa addosso. Cos'è? Ho un
insetto gigante. Che schifo. Faccio guardarmi vedo. Io ho una borsa speziosa, l'ho comprata da H&M. Ah! Ah! Ah!